Anche a Pescara, come in altre città d'Italia, questa mattina ci sono dei sit-in, dei noleggiatori di bus privati che lamentano una situazione economica drammatica a distanza di 2 anni dall'inizio della pandemia, 2 anni in cui praticamente non avete mai lavorato. Siamo stati completamente fermi, purtroppo sono ripartiti i finanziamenti e i leasing da pagare da gennaio e non abbiamo le possibilità economiche per affrontare la nostra situazione. Le cosiddette gite che fino a qualche tempo fa si facevano nel periodo estivo, ma anche in periodo invernale, ormai sono un lontano ricordo. Guardi, non me lo rammenti. Speriamo che adesso con la fine della pandemia o con la chiusura dell'emergenza, insomma, si riesca a ritornare pian piano alla normalità, solo che non sappiamo come affrontare i debiti pregressi, questo è il problema più grande. Quindi chiediamo al prefetto la sensibilità in merito a tutte le nostre aziende, come anche a Draghi, affinché riesca a riaprire la moratoria e ci dia la possibilità di ribloccare di nuovo i pagamenti, così che pian piano, insomma, ci rimettiamo poi in cammino con il nostro lavoro fino a che poi riusciremo poi a pagare chiaramente i debiti che abbiamo da sempre. Voi questa mattina consegnerete questa lettera che lei ha in mano proprio al prefetto di Pescara. Certo, esatto. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni. In modo che ci diano la possibilità di ricominciare le nostre attività e far fronte ai nostri pagamenti, ma chiaramente in base alle entrate, in base a quello che riusciamo ad incassare. In Abruzzo sono più di 100 aziende che svolgiamo questo lavoro bus non di linea, okay, cioè le gite, e calcoli che girano intorno a noi tante e tante famiglie.